Esploreremo la potenzialità del fumetto anche come strumento di racconto della storia. Quello che vorremmo fare è dare alcuni strumenti pratici, immediati, per utilizzare il fumetto in classe seguendo fondamentalmente due direttrici. La prima è imparare a leggere in alcuni fumetti classici le tracce che la storia contemporanea ha lasciato al loro interno. Quindi proveremo a esercitarci a proprio utilizzarli come documenti, per quanto anomali, ma assolutamente efficaci. L'altro percorso, l'altra direttrice, è invece proprio quello dell'utilizzo del fumetto come strumento di narrazione storica, cioè asseconderemo una tendenza editoriale che si è affermata soprattutto negli ultimi 10 anni. Molte case editrici si stanno cimentando con il racconto della storia attraverso la graphic novel. Ci sono esempi molto efficaci, interessanti, suggestivi, emozionanti, che uniscono il rigore della ricerca alla narrazione tipica del fumetto. E si tratta quindi a tutti gli effetti di libri di storia, che però chiaramente rappresentano per gli studenti la possibilità di avvicinarsi a determinati argomenti in modo narrato, piacevole, appassionante.